E ciao amici e benvenuti su Shopping Compulsivo. Dopo un bel po' di tempo mi è arrivato questo pacchettino. Cos'è questo pacchettino? Ormai voi lo sapete già. Amazon Echo Auto. Mi è arrivato dagli Stati Uniti, Amazon mi ha selezionato, mi ha mandato una mail, mi ha detto se vuoi acquistare più in anteprima questo prodotto saremo ben lieti di mandartelo. Quindi mi ha mandato questa scatolettina nera qui, bellissima, dove non c'è scritto quasi nulla, vedete? E la scatolettina questa qua, una scatolina qui c'è scritto Echo Auto Air Vent Mount. Andiamo ad aprire prima questo qui. Questo qui, l'Air Vent. Distruggiamo le scatole. E ho caduto anche le istruzioni. È semplicemente una staffa che va collegata nella bocchetta di aerazione. Cosa abbiamo qui all'interno di questa piccola scatolina? Abbiamo una scatola vuota, via. Abbiamo lui, Echo Auto, automacchina. È un bellissimo caricabatterie da auto con due porte USB by Amazon. Abbiamo il primo dei manuali, ovviamente solo in inglese perché in Italia non c'è neanche l'ombra di questo prodotto. Abbiamo il cavetto micro USB, abbiamo il cavetto jack to jack per audio e direi niente più. Allora, facciamo finta di essere in macchina un attimino. Facciamo finta di essere in macchina, ci colleghiamo alla presa USB, scusate che arrivo. Go to your Alexa app and add a new device. Eccoci qui amici, allora nella prima fase di configurazione lo vado a resettare perché l'avevo già configurata. Vi devo dire che per poterla inserire ho dovuto contattare Amazon e farla registrare nel mio account perché altrimenti non appare ancora fra le app conosciute. Quindi andiamo a resettarla. Now in setup mode. Now. When you can safely do so, go to your Alexa app and add a new device. A questo punto apriamo l'app di Alexa. In questo caso non dobbiamo prima aggiungerlo, ma dobbiamo prima rimuoverlo perché ce l'ho già installata e configurata qui fra gli accessori. La vedete come un accessorio, non come un Echo. Quindi facciamo così. E visto che è in modalità, andiamo a fare dimentica dispositivo. Dimentica. Adesso emuliamo l'auto. Siamo collegati in macchina, questa è la mia macchina, vi piace la mia macchina? È un Samsung Dock con le valvole valvolare, lo amo, lo adoro. Andiamo a fare più, aggiungi, cosa facciamo? Aggiungi dispositivo, Echo, e nella lista io ho anche Echo Auto, beh c'è anche Echo Buzz, ma ne parliamo un'altra volta se Amazon mi sceglierà anche per quello. Echo Auto, lo andiamo a selezionare, ti dice attenzione, non configurare auto mentre stai guidando. Va bene, vai. Ok. Dice attacco per il cruscotto. Va bene, abbiamo già collegato, abbiamo già tutto in macchina. Già lo trova, si collega via Bluetooth. Lo selezioniamo e mi dice configura. Andiamo avanti. Configura. Adesso mi seleziona un accessorio. Come potete vedere ha trovato Echo Auto. Lo andiamo a selezionare. Anche come. E qui abbiamo il test di configurazione auto. Audio, perdonatemi. In ascolto mi dice, senti o non lo senti il segnale auto, ma io lo sento, potete sentirlo anche voi, è basso, ma si sente. Facciamo continua. Il tuo dispositivo è pronto. Ok, continua. Sono io. E adesso abbiamo una piccola chicca da parte di Amazon, benvenuti in Echo Auto. Qui c'è un'introduzione. Welcome to your new Echo Auto. Getting started is easy. Before each drive, set your car stereo to your chosen input, either auxiliary or Bluetooth. Then turn up your phone volume and car stereo volume to a comfortable level. That's it. Your voice is now in the driver's seat. Just say the wake word. Wait for the chime, then ask to play music,
find the nearest gas station, or make calls. Here's a playlist you might like. She's always getting smarter and adding new skills. You can use skills to make restaurant reservations, play games, or listen to podcasts. Use your voice to control compatible smart home devices while you're away. You can even set up location-based routines, like turning on lights, to start automatically when you get close to home. Welcome to your new Echo Auto. Ok, a questo punto si va continua. E siamo configurati. A questo punto, Alexa, che ore sono? Sono le 7:55 di sera. Però non lo sta riproducendo da qua. Vediamo se il mio dispositivo è collegato al Bluetooth. Andiamo a vedere se è qui. Non connesso. Ok. Andiamo qua. O lo spegniamo, facciamo così. Alexa, che ore sono? Sono le 7:55 di sera. Alexa, chiama casa Napoli. Vedete, sta chiamando casa Napoli. Adesso squilla, mi richiama la mia mamma. Alexa, riproduci l'uomo in frac. L'uomo in frac, di Domenico Modugno, inizia ora, da Amazon Music. E poi da qui, volendo dal telefono, vai avanti o indietro. Stop perché non voglio problemi di copyright. Ci vediamo fra un attimo. Alexa, chiama casa Napoli. Alexa, che ore sono? Sono le 10:07 del mattino. Alexa, portami a stazione Torino Lingotto. Vuoi le indicazioni per stazione Torino Lingotto in via Mario Pannunzio 1, a Torino? Sì. Quando puoi, devi toccare la notifica sul tuo iPhone per poter avviare le indicazioni. Se non vedi nessuna notifica, puoi attivarle dalle impostazioni del tuo iPhone. Alexa, autodistruzione. Il processo di autodistruzione si attiverà tra 10 secondi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boom! Allora amici, cosa ne pensate di questa Amazon Alexa Echo Auto? Io la trovo utile e non utile. Utile perché è una macchina vecchia che comunque non ha ancora un assistente a bordo che può collegarlo tramite la aux e sentire l'audio che comunque deve passare dal telefono, perché di base questo Echo Auto utilizza l'app per comunicare. Infatti mi è capitato che avevo l'app chiusa totalmente e non riuscivo a comunicare, quindi ho detto apri l'app. Aprendo l'app poi inizia a comunicare. Come navigatore funziona molto bene, devo dire, funziona molto bene. Tu gli dici di andare a un indirizzo, ti cerca un indirizzo, ti cerca una pompa di benzina e ti ci manda tramite Google Maps. Poi, per quanto riguarda le funzioni base, sono sempre le stesse della Alexa in casa, non cambia più di nulla. La musica è comodo, sì, ho la Amazon Prime, quello per la musica, Music, e mi hanno il comando vocale di riprodurre una playlist o un'altra, cerca il brano e te lo riproduce attraverso la aux nel mio caso. Mentre chi non ha il Bluetooth, chi non ha la aux ma il Bluetooth, perdonatemi, si collega direttamente con il Bluetooth e così vede, sente tutto. Nulla, grazie per essere stati qui con me questa sera. Like se vi è piaciuto il video, sottoscrivetevi al canale e ci vediamo con il prossimo. Ciao!